Salve, allora in questo video noi cercheremo ancora di focalizzare un pochettino l'attenzione su alcune procedure matematiche. Abbiamo detto che la matematica è sicuramente importante perché descrive al meglio i fenomeni fisici e quello che poi sarà importante cercare di capire è se ci sono, che tipo di relazioni ci sono tra la matematica e la fisica e i fenomeni fisici, cioè se sono delle relazioni diciamo assolutamente prioritarie, nel senso che la matematica può essere considerata qualcosa di prioritario rispetto alla fisica, o se invece dobbiamo ammettere che prima di tutto viene la realtà fisica e quindi poi la matematica potrebbe essere solo un linguaggio, tra l'altro particolare e tra l'altro anche limitato, per descrivere praticamente solo le caratteristiche del nostro universo. Potrebbero esserci altre matematiche a noi oscure per descrivere universi completamente diversi. È chiaro che poi queste sono problematiche molto legate soprattutto alla matematica e alla fisica teorica, però noi chiaramente vedremo soltanto, diciamo, degli aspetti molto più marginali. Per quanto riguarda il discorso, diciamo, il discorso legato principalmente all'insiemistica, avevamo visto l'altra volta, e ai numeri, che i numeri possiamo praticamente, è la prima cosa, il primo approccio che noi tutti abbiamo con la matematica, e quindi possiamo rappresentarli, diciamo, come gruppi di insiemi. L'insieme, l'altra volta già lo abbiamo visto nell'altro video, l'insieme più, a noi più familiare è sicuramente quello dei numeri naturali, dove abbiamo dentro 1, 2, 3, 4, i numeri che riusciamo praticamente a contare normalmente. Questi sono i cosiddetti numeri naturali, abbiamo detto. Poi questo insieme però è un insieme piccolo, ce n'è un altro più grande che racchiude invece i cosiddetti numeri interi, dove ci sono anche i numeri negativi, poi ci sono i cosiddetti numeri, i numeri razionali, Q, i cosiddetti numeri sotto frazione, senza che li sto qui a riscrivere, un ottavo, eccetera, eccetera. E sono poi chiaramente numeri, tra l'altro, con la virgola, perché se andiamo poi a sviluppare questi numeri sotto frazione ci accorgiamo in realtà che non sono numeri interi, chiaramente, ma sono numeri appunto frazionari e quindi hanno un numero e poi altri decimali dopo la virgola. Ora, tutti questi primi gruppi di numeri, questi tre insiemi grossi di numeri, possiamo tutti quanti raccoglierli in un altro insieme ancora più grande, che è il cosiddetto insieme dei numeri reali. Questo insieme dei numeri reali, all'interno dei numeri reali, noi troviamo altri sottoinsiemi, diciamo così, in cui ci sono anche i numeri irrazionali e i numeri trascendenti. I numeri razionali, l'abbiamo detto l'altra volta, è radice di 2, per esempio, mentre un numero trascendente classico che conosciamo tutti, perché deriva poi da alcune misurazioni della circonferenza, è il pi greco, il cosiddetto numero pi greco 3,14. In un video precedente mi ero fermato a questo livello. Quindi numeri razionali, trascendenti, razionali interi e naturali, i numeri reali, quelli che poi noi studiamo a scuola, finiscono qua, ma sappiamo bene, tra l'altro anche a scuola vengono accennati, mai portati, diciamo, alla ribalta, però questi numeri reali, tra l'altro, possono essere contenuti all'interno di un insieme ancora più grande, che è l'insieme dei numeri complessi. I numeri complessi praticamente sono caratterizzati, tra l'altro, da un altro sottinsieme,
qui c'è un altro sottoinsieme dei cosiddetti numeri immaginari. I numeri immaginari sono quelli praticamente che sono negativi sotto radice, come per esempio radice di meno 1. I numeri complessi sono praticamente, perché i numeri complessi racchiudono anche i numeri reali, tutti gli altri, perché in realtà i numeri complessi sono formati, il numero complesso che chiamiamo z, sarà formato praticamente da un numero reale A più un numero complesso B. Quindi i numeri complessi sono formati da una parte reale e da una parte immaginaria, dove c'è questa I, che praticamente li caratterizza. Se vogliamo andare oltre, possiamo anche immaginare addirittura un insieme ancora più grande, dove qui per esempio troviamo i cosiddetti quaternioni, che sono un insieme di altri numeri che racchiudono praticamente vettori, che possiamo anche definire come quattro numeri, quindi è una specie di viene chiamato piano ipercomplesso, perché praticamente racchiude all'interno questo, diciamo, i numeri complessi danno origine, diciamo, a un, poi lo vedremo meglio, no, sono rappresentabili in un piano, cosiddetto il piano di Argand o piano di Gauss, o di Besser, che praticamente hanno un po' scoperto e lavorato sui numeri cosiddetti immaginari, queste famose radici di meno i. Va bene, questa rappresentazione di numeri diciamo ci dà così un quadro d'insieme di quelle che sono i numeri che pian piano con i quali siamo venuti a contatto. Quello però che è interessante capire è che i numeri, come dicevo, possono avere anche una rappresentazione geometrica, ovvero noi possiamo rappresentare non solo i numeri naturali 1, 2, 3, 4, 5 su una retta, qui mettiamoci anche uno 0. Ma oltre a questi numeri naturali, noi ovviamente possiamo rappresentare i numeri interi, perché ci possiamo aggiungere anche i numeri negativi che stanno da quest'altra parte, meno 1, meno 2, meno 3, eccetera, eccetera. Poi possiamo inserire all'interno ovviamente tutti i numeri razionali, cioè le famose frazioni, di quelle. E riempiranno in maniera massiccia tutti questi spazi tra i numeri naturali, e poi possiamo ancora aggiungere, sempre sulla retta geometrica, possiamo andare anche ad aggiungere i cosiddetti numeri razionali, come per esempio radice di 2, o i numeri addirittura trascendenti come pi greco. Non entrano invece nella rappresentazione della retta geometrica i cosiddetti numeri complessi. E vedremo tra pochissimo il motivo. Allora, radice di 2, i numeri razionali non abbiamo difficoltà a capire praticamente che stanno qui da qualche parte sulla retta, ovviamente. Possiamo dividere queste unità, possiamo immaginare che tra queste unità quindi ci siano altri infiniti numeri, diciamo, che sono frazioni, appunto, di 2, di 3, di 4 e così via. I numeri invece irrazionali, come per esempio il famoso radice di 2, ci crea qualche problema in più. Perché? Perché in realtà, come avevano già scoperto i famosi pitagorici, c'è un corrispettivo
di questo numero, che è praticamente dal punto di vista geometrico, non è soltanto banalmente una rappresentazione sulla retta, ma è rappresentabile geometricamente radice di 2 anche mediante un triangolo di lato 1 per 1, 1, un quadrato, diciamo, un triangolo, diciamo, lato 1, 1. Ecco, se io faccio, praticamente applico a questo quadrato, per cercare la diagonale, faccio il famoso teorema di Pitagora, ottengo praticamente questo, cioè 1 al quadrato più 1 al quadrato, ovvero la somma dei cateti al quadrato, mi danno praticamente l'ipotenusa. 1 al quadrato più 1 al quadrato, 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 ovviamente ottengo radice di 2, che è praticamente la misura di questa diagonale, che non ci sarebbe nulla di male. Se non fosse però che quando poi noi andiamo a sviluppare dal punto di vista aritmetico questo radice di 2, noi otteniamo 1,41 e poi un'infinità di numeri che praticamente sembra non avere alcun senso. Ma quello che poi dava fastidio ai pitagorici, alla setta dei pitagorici con Pitagora in testa, era praticamente questa infinità di numeri ripetuti. Quindi non era, ci sono dei numeri che sono delle frazioni che se io le vado a sviluppare mi danno per esempio 1,9 periodico, quindi un numero fatto da 1,99999999, che poi si possono fare poi delle dimostrazioni per dire che 1,99 praticamente 2, eccetera. Ma quello però che in questo caso dava fastidio era pensare che in realtà un quadrato di lato 1 potesse praticamente avere una diagonale con un numero così, così strano, quasi come dicevano appunto i pitagorici, incommensurabile, cioè non facilmente. Non era in qualche modo, non rientrava in qualche modo nei canoni numerici, quindi era come se non si potesse determinare con precisione questa diagonale, era come se questo quadrato, il più facile poi, di lato 1 e 1, avesse una diagonale che non era in qualche modo perfettamente misurabile, o comunque con un numero che fosse un numero esatto. Bene, dal punto di vista matematico noi sappiamo però che radice di 2, come abbiamo visto, è effettivamente un numero e equivale praticamente a un segmento, quindi a una diagonale di un quadrato lato 1 per 1, che sarà quindi un segmento che possiamo tranquillamente rappresentare qui sulla retta. Quindi radice di 2 sta dopo 1 e prima di 2, perché come abbiamo detto il suo valore è 1,41 e poi tanti altri numeri. Quindi è difficile andarlo a definire in maniera precisa su questa retta, perché è un'infinità di numeri, quindi avremo difficoltà magari a rappresentarlo, ma qui ci sono grandi matematici che hanno dimostrato che questo numero si trova assolutamente in una posizione da qualche parte qui sulla retta geometrica. La stessa identica cosa vale anche per il pi greco, che però abbiamo detto è un numero non solo irrazionale ma anche trascendente. Perché? Perché pi greco tra l'altro non deriva neanche, diciamo, dall'algebra, non è rappresentabile neanche algebricamente, quindi è un numero ancora più strano di quanto non lo sia radice quadrata di 2, che è un numero solo irrazionale ma non trascendente. Quindi trascendente perché, come dice la parola, trascende addirittura dalla stessa algebra. Infatti, mentre radice di 2 io lo posso scrivere in questo modo, allora noi abbiamo, questa è l'algebra, un'equazione algebrica, x quadro meno 1 uguale a 0, questa è una semplicissima equazione algebrica,
Per cui io posso scrivere che x al quadrato è uguale a 1, scusate, meno 2, quindi posso scrivere praticamente che questa x al quadrato praticamente lo porto da quest'altra parte, quindi rimane x quadro uguale, porto il 2 da quest'altra parte diventa 2, quindi x quadro uguale 2, ovvero x uguale radice quadrata di 2. Attenzione, perché fra l'altro dovremmo prendere anche la radice quadrata meno e più, ma per il momento soprassediamo. Comunque radice di 2 è rappresentabile, come vedete, da una semplice equazione di secondo grado. Mentre invece non c'è praticamente nessun tipo di equazione, equazione algebrica, di qualsiasi natura essa sia, x al cubo, meno x, qualche cosa, che mi dia praticamente il numero pi greco, quindi non è rappresentabile neanche algebricamente pi greco. Quindi questi sono i cosiddetti numeri trascendenti, che trascendono addirittura dall'algebra, e quindi sono praticamente un insieme di numeri ancora a parte, che comunque rientra anche quello nei cosiddetti numeri reali, che sono tutti rappresentabili praticamente sulla retta geometrica. Il discorso invece si fa un pochettino più complicato quando andiamo a considerare i numeri complessi, i numeri immaginari. I numeri immaginari derivano sempre dalla radice di qualcosa, ma sono all'interno praticamente negativi. Quindi anche mentre per noi radice di 1 non ci dà nessun problema, è 1, qui non c'è nessuna caratteristica particolare, radice di meno 1 invece è un cosiddetto, è un numero immaginario. Da dove derivano questi numeri immaginari? Beh, noi dalle equazioni spesso otteniamo il famoso, la famosa, quando sviluppiamo un'equazione algebrica, otteniamo x1, x2, otteniamo per esempio un'equazione algebrica di secondo grado, due valori. Però questi valori, diciamo, che devono appartenere ai cosiddetti numeri reali, che abbiamo visto quali sono i numeri reali. Alcune volte però, quando facciamo, non so, ecco, lo stesso x quadro uguale, per esempio, x quadro più 1, questa semplicissima equazione algebrica, questa praticamente diventa x uguale alla radice quadrata di più o meno 1, perché il più 1 lo porto da quest'altra parte, e quindi diventa praticamente, qui era uguale a 0, diciamo, e qui praticamente diventa più o meno la radice quadrata di meno 1. Quando noi, quando otteniamo questo risultato, noi dicevamo che qui siamo nell'ambito dei numeri, ma questo poteva essere, ecco, non so, x quadro più 5. Ecco, noi avevamo praticamente uguale alla radice quadrata di meno 5 come soluzione. Ebbene, anche questo è un numero praticamente che noi abbiamo sempre scartato quando andavamo a scuola, perché non faceva parte dei cosiddetti, dell'insieme dei numeri reali. Ed effettivamente questi sono numeri che non stanno all'interno dei numeri reali, quindi non sono, ecco questa è la cosa fondamentale, rappresentabili sulla retta geometrica. Sulla retta geometrica noi ci possiamo mettere soltanto i numeri reali, i numeri complessi non li troviamo qua. 0, 1, 2, 3, ci troviamo irrazionali, irrazionali, trascendenti, ci troviamo quindi anche i numeri strani sulla retta geometrica, ma i numeri complessi, quelli come radice di meno 1, radice di meno 5, radice di meno 10 e compagnia bella, non li troviamo perché non sono rappresentabili mediante la nostra retta geometrica. La domanda chiaramente è come mai?
Ebbene, si era inizialmente appunto pensato di escluderli, ma in matematica non si butta niente, gettare via dei numeri, anche se ci possono sembrare così, così strani, così atipici, è un grave errore, perché comunque ci sono invece dei significati profondi a ogni operazione matematica o a quello che spesso deriva da un'operazione matematica, che difficilmente possiamo escluderlo a priori come un'aberrazione, come qualcosa di artefatto. In realtà non c'è nulla di artefatto. Quando noi facciamo quella semplicissima operazione x quadro più 5 uguale eccetera eccetera, noi otteniamo effettivamente due valori, uno nell'insieme dei numeri reali e l'altro invece apparterà ad un altro insieme che poi abbiamo scoperto essere quello dei numeri complessi. Per cui in realtà a queste conclusioni però ci si arrivò abbastanza tardi, attraverso tutta una serie di studi. C'era anche un italiano, Bombelli, eccetera, hanno fatto tutta una serie di lavori sui numeri immaginari e numeri complessi, però si è scoperto poi che effettivamente questi numeri immaginari, che noi chiamiamo, spesso si confondono perché parliamo di numeri immaginari e poi di numeri complessi, in realtà sono due cose un po' diverse. Noi per numeri immaginari intendiamo proprio la radice di un numero negativo, mentre invece il numero complesso in realtà è diverso, perché c'è una parte reale, una parte appunto immaginaria che sarebbe, che noi chiamiamo i, questo meno, questa radice di meno 1 viene chiamata per comodità i come immaginario. Ora, per non confondere le idee, io posso scrivere un numero complesso come a più radice di meno 1 che moltiplica b. E beh, che cosa significa quindi scrivere un numero in questa maniera? Significa che per rappresentarlo correttamente non posso più farlo utilizzando semplicemente una retta, che come sappiamo è un oggetto monodimensionale, c'è una sola dimensione che possiamo sfruttare praticamente su una retta, che è questa qua. Posso metterci una freccia eventualmente da 0 a infinito, è un oggetto geometrico molto interessante, dove abbiamo visto ci possiamo caricare tantissimi numeri sopra, ma non possiamo, non è, diciamo, è comunque alquanto limitativo. Se invece vogliamo costruire un luogo per i numeri complessi, bisogna allora costruire un piano. Normalmente lo si costruisce mediante i famosi assi cartesiani, e quindi posso rappresentare praticamente il numero complesso come un punto su questo piano. Quindi, i numeri complessi si indicano con la lettera z normalmente, quindi questo qua sarà z. Ora, qual è la cosa interessante? Che qui su quest'asse io ci lascio i cosiddetti numeri reali, quelli che noi abbiamo visto fino adesso. Quindi qui su questa retta ci saranno tutti i numeri 1, 2, quindi i numeri naturali, poi ci saranno i numeri, le frazioni, i trascendenti, gli irrazionali, eccetera. Mentre però su quest'altro asse, questo diciamo verticale, qui ci mettiamo i cosiddetti numeri immaginari, che sono questi, quelli appunto con la radice negativa dentro, con la radice con il numero negativo dentro, come per esempio radice di meno 1. Quindi z, questo numero che io chiamo numero complesso, questi sono i numeri complessi, questo numero,
sarà formato da una parte reale, che chiamo A, più una parte formata praticamente, un altro punto, un'altra componente formata praticamente caratterizzata da un numero immaginario. Quindi, siccome questi numeri immaginari, I, sono questi numeri con all'interno numeri negativi, li chiamiamo con la lettera I, io posso scrivere che questo Z sarà rappresentabile da A più I, B. Quindi questo punto, questo numero complesso, sarà dato praticamente dalla somma di una parte reale, sarà praticamente composto da una parte reale e da una parte immaginaria. Beh, questa rappresentazione dei numeri complessi, in forma, in questo caso si dice rappresentazione dei numeri complessi in forma cartesiana, diciamo, c'è molto utile perché ci fa capire che in realtà è diciamo, in qualche modo un espediente per passare da un mondo monodimensionale a un mondo bidimensionale. Vedete che io, per poter rappresentare i numeri complessi, mi sono dovuto praticamente a creare un altro asse che, diciamo, per comodità ho posto praticamente in maniera ortogonale rispetto a quest'altro. Ortogonale significa che quest'angolo che formano è di 90 gradi. Ma avrei potuto fare anche assi diversi, ma è chiaro che questo è sicuramente quello che mi è più congeniale. Ovviamente si potrebbe ovviamente anche vedere il motivo, ma tanto è abbastanza ovvio. Tutti rappresentiamo gli assi cartesiani in maniera ortogonale, poi vedremo però che rappresentandoli in maniera diversa escono fuori delle caratteristiche anche interessanti dal punto di vista matematico e geometrico. Bene, quindi vedete che adesso quando io mi trovo a fare operazioni, qui con i numeri complessi io posso fare le moltiplicazioni, posso fare le divisioni, le sottrazioni, posso fare tutto quello che facevo con i numeri normali, quelli con i numeri reali, i numeri complessi. I numeri reali sono tutti quelli che abbiamo visto, eccetera, eccetera. I numeri complessi sono fatti in questa maniera e quindi possiamo anche qui fare somme, sottrazioni, elemento a potenza, eccetera, eccetera. Quindi possiamo fare tutte le operazioni che vogliamo. È un insieme, come abbiamo visto, più grande quello dei numeri complessi rispetto ai reali. I reali praticamente sono un sottoinsieme dei numeri complessi. E questo lo vediamo, perché in realtà un numero complesso è formato da una parte reale, e quindi una parte reale significa che tutti i numeri reali in questo qua numero possono entrare a far parte del numero complesso, ma c'è anche un'altra parte immaginaria che ovviamente nei numeri reali noi non troviamo. Quindi è chiaro che i numeri complessi rappresenteranno un insieme più grande dei numeri reali, che ovviamente non avevano parti immaginarie, cioè non avevano praticamente questo gruppo di numeri che sono praticamente numeri con una radice all'interno del quale si trovano numeri negativi. Ecco il motivo per cui chiaramente per rappresentarli ci servirà qualcosa di più grande. La retta dei numeri reali non era sufficiente a contenere questo insieme enorme, molto più grande di numeri, molto più grande dei numeri reali. Quindi sui numeri reali è come se avessimo saturato in realtà tutta la retta dei numeri reali, con i numeri trascendenti, lo ripeto ancora una volta, gli irrazionali, eccetera, eccetera, ormai satura questa retta orizzontale, dobbiamo costruirne un'altra sui quali possiamo praticamente disporre i nostri numeri immaginari. Quindi noi disponiamo qua i reali, qua disponiamo tutti i numeri immaginari,
E da questa combinazione di coordinate noi otteniamo praticamente i cosiddetti numeri complessi. I numeri complessi, che chiamiamo z. Ora vedete però che questa rappresentazione ci ha portato a delle cose molto, molto, molto interessanti. Perché? Perché vedete che se io, mi baso soltanto sulla retta geometrica, io, come abbiamo detto, posso mettere un po' di numeri, 1, 2, 3, poi posso aumentare i numeri, poi ci metto le frazioni, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto diventa satura, però rimane comunque... Ma vedete che in questa, qui ci posso mettere, ecco, i numeri negativi, meno 1, meno 2, eccetera, eccetera. Numeri negativi, ma non numeri negativi sotto radice, perché non fanno parte di questa retta. Bene, però vedete che un grosso limite, per esempio, di questa, di una retta, chiaramente questo... per esempio è molto simpatico nel libro di Flatlandia, dove parla appunto dei sottomondi di Flatlandia. Questa è effettivamente, questa retta qua è come se fosse un sottomondo di Flatlandia, perché Flatlandia era un mondo così, molto simile a questo, cioè un mondo a due dimensioni, quindi un piano. Questo è un piano, possiamo immaginarlo come, ecco, come se noi potessimo lavorare su tutta la lavagna. Qui invece possiamo, è come se potessimo lavorare soltanto su questa piccola riga. Vedete come il mondo è molto più limitato, quindi quando lavoriamo su una retta rispetto a quando lavoriamo su un piano. E una delle cose che più di tutti chiaramente cadono all'occhio è che su una retta come questa possiamo praticamente andare avanti, poi possiamo andare indietro. Se ci dovessimo muovere su questa retta, ammesso che questa retta diventi in qualche modo dinamica, potremmo fare ben poche cose. Quindi, tutto sommato, benché questa retta porta informazioni su milioni, cioè miliardi, infiniti numeri, però, diciamo, è una... tutto sommato questo mondo, questo sottomondo di Flatlandia, è un mondo estremamente limitato. È un mondo infinito, sicuramente, infinità di infiniti, perché ci sono infiniti numeri naturali, infiniti numeri irrazionali, eccetera, eccetera, ma su un piano come questo si possono fare molte altre cose, e soprattutto quello che viene fuori da una rappresentazione come questo sono i cosiddetti angoli. Gli angoli qua su una retta non esistono. Non c'è la possibilità, sì, uno potrebbe dire c'è il cosiddetto angolo piatto, ma non ha nessun senso parlare di angoli sulla retta. Anche se poi noi sappiamo che spesso gli angoli li possiamo anche rappresentare proprio per la loro somiglianza al cerchio mediante il famoso pi greco, no? Gli angoli spesso diciamo pi greco mezzi, pi greco quarti, sappiamo più o meno che equivalgono a 90 gradi, a 60 gradi, eccetera. Però in realtà su una linea retta gli angoli non trovano spazio. Lo spazio invece lo trovano, e come, in una rappresentazione di assi cartesiani. E infatti in una rappresentazione come questa di assi cartesiani con i numeri immaginari e numeri reali, quindi in un piano come questo, possiamo costruire chiaramente molte altre cose che sulla retta non possiamo costruire. Possiamo appunto costruire figure geometriche, quindi siamo passati dal mondo semplice, dal sottomondo monodimensionale della retta, al mondo bidimensionale di Flatlandia. Quindi è come se noi qui potessimo adesso finalmente
tirar fuori tante altre figure geometriche, cosa che effettivamente si può fare. Io adesso, senza entrare nell'ambito, in questo ambito qua, con i nostri assi cartesiani, senza parlare di numeri reali o numeri immaginari, quando noi dobbiamo fare una rappresentazione di figure geometriche, praticamente dobbiamo per forza, a meno che non vogliamo rappresentare solo la retta, noi dobbiamo praticamente, o fasci di rette o cose di questo, segmenti eccetera, noi però dobbiamo per forza creare un piano, e in questo piano allora possiamo cominciare a metterci delle figure geometriche. Per esempio ci mettiamo il quadrato, ci mettiamo il nostro famoso triangolo, ci mettiamo il cerchio, oppure ci possiamo mettere, queste sono figure piane chiuse, ma possiamo metterci anche figure bizzarre, come per esempio la famosa parabola, oppure possiamo metterci un'ellisse, per esempio, eccetera. Diciamo, nasce tra l'altro in quest'ambito quella che spesso noi chiamiamo anche geometria cosiddetta analitica. Analitica, che si studia praticamente al terzo anno. La geometria analitica si può studiare anche con una monodimensione, perché se io qua ci metto, se io qua disegno una retta, noi sappiamo che già dalla retta possiamo scrivere una relazione analitica, una relazione matematica, perché chiaramente la retta sappiamo tutti che è uguale ad y uguale a x più 1, per esempio, no? Questa è l'equazione di una retta, che poi andremo poi a rappresentare, diciamo, da qualche parte. Però, diciamo, ecco, la geometria analitica rappresenta il ponte tra un ponte, diciamo, tra l'algebra e eventualmente e le figure geometriche, perché poi a queste figure geometriche, come per esempio la parabola, noi possiamo associare determinate funzioni o determinate equazioni algebriche. Per esempio, quella della parabola sarà un qualcosa di y uguale x quadro più bx più c o qualcosa del genere. Questa possiamo associare a questo cerchio, per esempio, un'equazione algebrica pari a x quadro più y quadro più bx più cx, eccetera, eccetera. Quindi la geometria analitica praticamente la possiamo sviluppare in tutta la sua bellezza nel momento in cui andiamo a fare, praticamente a disegnare delle figure geometriche su un piano. Lo riscrivo qua, su un piano. Ma tutto questo, la cosa però fondamentale che va detta è che grazie a un piano io posso praticamente lavorare molto con gli angoli. Gli angoli sono una cosa veramente fondamentale, spesso sottovalutata quando si studia la matematica, perché in realtà è quello che caratterizza un po' il piano. È come se noi avessimo, passando da una semplice retta al piano, è come se noi avessimo aumentato, grazie agli angoli, la possibilità di portarci dietro tante altre figure geometriche e tanta altra matematica. Tra l'altro, proprio grazie a questi angoli, noi possiamo andare a cercare a parte con la geometria analitica, no? Possiamo fare due operazioni adesso importanti. Uno, cercare di trovare delle equazioni che rappresentano praticamente queste figure geometriche, a volte anche bizzarre. La parabola, andare a trovare la corrispondente equazione algebrica, quindi x, y, eccetera. Poi del cerchio, eccetera. Ma posso fare anche un'ulteriore operazione molto interessante, che praticamente facciamo, almeno per quanto riguarda la mia scuola, il liceo scientifico, al quarto anno, che è la trigonometria. Cioè, praticamente, cosa facciamo? Ne andiamo a studiare le relazioni che ci sono tra angoli e figure geometriche, che è una cosa straordinaria, ma che ovviamente esiste proprio perché esistono delle relazioni geometriche tra angoli e lati. E quali sono queste relazioni geometriche tra angoli e lati? Beh, la più famosa, ce ne sono tante, ma la più famosa è quella che riguarda i cosiddetti seni e coseni.
Ovvero io praticamente posso in questa rappresentazione geometrica, posso, se questo qui è l'angolo teta, io posso praticamente andare, qui bisogna chiaramente per introdurre la trigonometria, bisognerebbe diciamo spiegare meglio che noi possiamo pensare in un piano ad una circonferenza di raggio unitario, di raggio 1, che come vedete però ha le caratteristiche in fondo di un angolo giro. Cioè esiste una relazione evidente tra una delle figure geometriche più importanti che noi possiamo scrivere, disegnare in un piano, e una caratteristica invece che hanno praticamente tutte le figure geometriche che noi possiamo pure rappresentare, perché possiamo rappresentare, non so, una specie di rombo, no? Anche questa avrà tutta una serie di angoli. Chiaramente ci sono tutta una serie di rapporti tra angoli e, diciamo, no? Poi io posso dividere, fare dei triangoli all'interno di queste figure e mi vado a cercare praticamente eventuali relazioni che esistono tra lati, angoli di queste figure geometriche, se sono chiaramente delle figure geometriche che hanno una qualche irregolarità. Qui entra in gioco un discorso di simmetrie, eccetera, ma un po' complesso, lo faremo più avanti. Ma però c'è una figura geometrica che è quella più particolare di tutte, che è praticamente il cerchio, che è una figura geometrica particolare perché è chiusa, quindi è simile per esempio, non so, ecco, agli esagoni, ai quadrati, ai triangoli, ai trapezi, eccetera, eccetera. Però vedete che praticamente è l'unica figura a non avere più angoli. Questa figura, a differenza di tutte le altre, non ha più nessun angolo. Perché? Perché è diventata essa stessa un intero angolo, un angolo giro. Che noi possiamo dire che questa circonferenza ha un angolo giro di 360 gradi. Quindi c'è una corrispondenza, vedete, tra una figura geometrica, che comunque noi chiamiamo cerchio, e gli angoli che noi troviamo in tutte le figure geometriche una volta che siamo passati dalla retta al piano. Ebbene, da alcune considerazioni che noi poi andiamo a fare su una circonferenza, di queste circonferenze poi, scusate, ne prendiamo, tra l'altro, ne prendiamo una ancora più particolare, ovvero prendiamo praticamente, che è utilissima, la cosiddetta circonferenza di raggio 1. E la circonferenza di raggio 1 poi, come abbiamo visto l'altra volta, porterà a far uscire il famoso numero pi greco, che è un numero trascendente, un po' come un quadrato fa uscire praticamente un altro numero altrettanto bizzarro che aveva messo in crisi pitagorici, che è praticamente la radice di 2. Ecco, vedete che dal punto di vista geometrico ci sono delle relazioni tra numeri e figure geometriche. Tra l'altro tutte e due hanno la caratteristica di avere lato 1, in questo caso invece qui non è il lato ma il raggio che è 1. Ecco, sono le figure geometriche ovviamente che nascondono un po' tutte queste cose che abbiamo detto, ma sono in particolare il cerchio di raggio 1 ci è utile per poter fare poi per poter cercare ancora meglio delle relazioni che esistono poi se io vado a costruire all'interno di questo cerchio di raggio 1, vado a costruirmi praticamente dei triangoli o per esempio dei quadrati, eccetera.
all'interno, iscritti o circoscritti. Quindi ci sono tutta una serie di relazioni, ovviamente, che nel corso dei secoli abbiamo scoperto. Ma in questo caso, quindi questa relazione tra angolo e cerchio ci permette di fare una valutazione subito molto molto interessante. La rifaccio ancora una volta, un po' più grande, che praticamente se questo è la diagonale, se questo è un punto su questo cerchio unitario e questa è praticamente la diagonale che parte dall'origine, che si sono ancora una volta gli assi cartesiani, io mi posso andare praticamente a cercare le relazioni che ci sono tra quest'angolo che si è, teta che si è formato tra il raggio o diagonale di questo triangolo e i lati di questo triangolo qua. Quali sono queste relazioni? Beh, queste relazioni sono state ovviamente scoperte ormai da secoli, è che praticamente posso andare a trovare il cosiddetto coseno, il coseno di teta e il seno di teta. Quindi se io faccio praticamente per questa diagonale, che io chiamo praticamente R, quindi se io faccio questa diagonale per il coseno dell'angolo adiacente, ottengo praticamente la lunghezza di questo cateto. Se io poi moltiplicherò di questo lato di triangolo, se io poi moltiplico praticamente sempre questa diagonale, in questo caso parlavamo della circonferenza di raggio unitario, ma era semplicemente perché in questo modo si riesce poi a estrapolare queste relazioni matematiche, io otterrò praticamente, moltiplicandolo per il seno di teta, otterrò praticamente quest'altro lato. Quindi ho degli operatori nuovi, seno e coseno, che praticamente in base mi mettono in relazione, se vogliamo, degli angoli costruiti ad hoc all'interno di una circonferenza di raggio unitario con il raggio, o se vogliamo, in questo caso, questo raggio è diventata in realtà una diagonale di un triangolo. Sono delle relazioni importanti perché poi non finiscono qua. Io poi qui mi posso trovare, come sapete, la tangente o per esempio l'arco tangente, eccetera eccetera. Vedremo poi che ci sarà utile. Quindi ecco, vedete che in realtà seno e coseno derivano da questo ulteriore passo che noi abbiamo fatto passando da una linea retta a un piano. Ora possiamo, nel piano noi possiamo parlare di trigonometria, di seni, di coseni, quindi di rapporti tra lati, angoli e di figure geometriche all'interno, per esempio in questo caso, di una circonferenza di raggio unitario, ma insomma si possono fare anche altri tipi di ragionamenti. Possiamo trovare la tangente, l'arco tangente, chi ha fatto trigonometria ovviamente sa che ci sono anche altri parametri che si possono dare, altre relazioni, ma noi quello che ci interessa capire in realtà è che il passaggio dalla retta al piano ha creato tutta un'altra matematica, altri rapporti di figure geometriche, di matematica, che ovviamente avremmo comunque ignorato se noi fossimo vissuti soltanto sulla retta. Quest'ente, diciamo, è comunque un ente limitativo rispetto al piano. Ecco, questo discorso, diciamo, è importante per chi cerca di capire appunto com'è nata la complessità, com'è nata la complessità del mondo. Vedete che abbiamo fatto un passo avanti notevole, perché abbiamo capito che in realtà passare a
una dimensione superiore, comporta anche una pletora di nuovi strumenti matematici che prima non avevamo, di nuove scoperte matematiche, di nuove relazioni, di nuove figure geometriche. Sappiamo benissimo che se io adesso facessi uscire qua un altro asse, otterrei praticamente altre relazioni matematiche dovute praticamente al fatto che a questo punto avrei creato con un terzo asse praticamente un mondo in 3D, quello in cui viviamo noi, dove praticamente possiamo non solo disegnare circonferenze e quadrati, ma cubi, sfere, piramidi e tutto quello che conosciamo. Quindi vedete che c'è stata anche nella matematica possiamo e nella geometria, se vogliamo, possiamo vedere una sorta di evoluzione dal punto geometrico adimensionale, che quindi è veramente un sottomondo di Flatlandia praticamente irrisorio, a una retta, che già è qualcosa di più, perché nella retta noi abbiamo visto che ci sono infiniti numeri, quindi ce ne sono un'infinità, per cui una retta quantomeno densa di elementi, quantomeno di numeri, molto scarna di figure geometriche, praticamente non ce ne sono, mentre quando invece passiamo addirittura alla seconda dimensione, quindi al piano, vediamo che ci sono molti elementi nuovi, elementi geometrici, ma anche nuove relazioni matematiche, soprattutto grazie a questi angoli che si vengono a creare e che quindi determinano tutta una serie di figure geometriche e di relazioni tra lati, angoli e compagnia bella. I numeri immaginari, perché li ho introdotti? Perché praticamente loro hanno proprio bisogno di un piano, cioè il numero complesso noi lo possiamo rappresentare in un piano, quindi il numero complesso è un insieme di numeri che vive nel piano di Gauss o Argand, come viene chiamato, in questo piano complesso fatto da numeri immaginari e numeri reali, ed ha quindi tutta una serie di caratteristiche che derivano dall'avere appunto queste due dimensioni. Infatti io ho scritto il numero complesso, i numeri complessi si possono scrivere non solo in questo modo, ma il numero complesso si può scrivere anche mediante delle relazioni tra seno e coseno. Quindi si può scrivere praticamente come modulo di z, perché possiamo scriverlo nella cosiddetta, viene chiamata forma polare, questo è l'angolo, se questo per esempio è z, possiamo rappresentarlo mediante un segmento che parte dall'origine e arriva praticamente a questo punto qua. Queste sono le sue coordinate che cadono sull'asse reale e sull'asse immaginario. Se io prendo z, che è il modulo, detto anche modulo, vedete che questa distanza qua mi individua praticamente questo triangolo, rettangolo. Stiamo lavorando sempre con triangoli rettangoli. E questo qua è l'angolo teta, un angolo particolare. Vedete, questo è l'angolo retto e questo invece è l'angolo teta. E come dicevamo prima, io posso praticamente rappresentare quindi questo punto mediante coordinate polari, cioè prendendo le relazioni tra angolo e lati che la trigonometria mi permette di fare. Quindi posso prendere z